Il personaggio interpretato da Giuseppe si chiama Nicola Speranza. Io penso che questo cognome non sia messo lì proprio a caso, visto che tirando la somma alla fine del film si parla anche di Speranza. Quindi come avete voluto gestire questo termine, questo sentimento, e come avete poi voluto riportarlo nel film? Io ti posso dire di come l'ho scelto che si chiamasse Nicola Speranza, poi ti dirà come l'ha gestito. Il cognome del professore interpretato da Giuseppe, cioè, Nicola Speranza, è nato dopo che ho scelto il nome del produttore. Siccome il produttore si chiama Franco Paradiso e li manda con una bella truffa in Armenia, abbandonandoli miseramente lì, ho pensato che dovevo equilibrare, no, questi due personaggi completamente diversi tra loro. E quindi ho pensato che forse la Speranza, che era poi un filo conduttore che mi accorgevo si stava piano piano, no, delineando proprio come per tutto il film, soprattutto nel finale, come dicevi tu prima, quindi ho deciso che forse questo era il cognome più giusto da affidargli. Infatti lo accompagna gente del calibro di Elio Beato, quindi insomma c'è tutto, o Patrizia Focalasino, che è un nome d'attrice, di star. Da star di altri tempi, diciamo, o di altri talenti. Ma voi pensate che questo film parli di speranza? E questo alla fine è il messaggio che volevate portare? E se vi è rimasta, dopo aver fatto questo film, un po' di speranza a voi? Allora, io in generale diffido dei film che vogliono proprio dare un messaggio specifico. E credo nei film che abbiano un significato intrinseco dentro al loro racconto. Sicuramente per me, quello che dici tu, la speranza, speranza intesa come voglia di aprirsi all'altro, di guardare con curiosità che abbiamo di fronte, di non chiuderci a delle emozioni che troviamo magari banali o stupide, che invece sono quelle che avevamo da bambini, che abbiamo dimenticato, quindi ricominciare a vivere anche delle cose più semplici, che sembrano tutte banalità, ma secondo me invece sono molto molto significative, oggi ancora più di ieri. Ricordarci di come eravamo quando giocavamo, il cinema tutto sommato poi è questo, quello che loro fanno è un gioco. Quello che gli armeni gli chiedono di fare è assolutamente un gioco, nessuno avrà una vita risolta da un cortometraggio o da due tizi che si mettono a fare cowboy o da quello che sono di essere cagati o la ragazzina che vuole fare la ginnasta in mezzo alle nuvole, nessuno ha risolto la propria esistenza, però è un modo di giocare che sicuramente ti apre, ti cambia il punto di vista, questo era un po', e quindi sicuramente c'è speranza che se questo accade, se tutti noi incontriamo un personaggio che ci costringe a fare qualcosa di questo tipo, beh, secondo me stiamo tutti un po' meglio. E ti è rimasto un po' di questo personaggio anche dopo che è finito il film? Mi è rimasta la bellezza della realizzazione. Parlavamo prima, ho avuto la fortuna di stare sul set. Io non dovevo lavorare quel giorno, ma sono stato sul set il giorno in cui abbiamo ripreso, in cui Simone ha girato il primo sogno, quello, proprio quello di Gagarin, e devo dire che proprio la cosa che ho voluto dire subito a Simone, che è stata forse la giornata più emozionante di cinema nella mia carriera, di cinema puro, perché vedere una troupe che lavora nella fabbrica dei sogni, per la fabbrica dei sogni, è stata una cosa emozionante. Me la sono anche ripresa col telefonino e ogni tanto me la guardo. È soltanto un espediente narrativo o il fatto che per realizzare i sogni ci si deve allontanare un po' da dove si è, dalla propria magari città o il proprio paese, è significativo, ha un qualche significato? No, per me non ha nessun significato. Quello c'è speranza. In quello c'è speranza, sì. No, ma secondo me ci dovrebbe essere speranza qui e ora. Cioè, non credo che il mio film non vuole dirti che all'estero è meglio, che si deve... Anzi, io sono dell'idea che dobbiamo cambiare noi qui, proprio qui. Non dobbiamo pensare che fuori c'è, tantomeno in Armenia, a meno 20. Tant'è che non è che siamo andati a girare a New York, nelle comodità. Siamo andati in un luogo anche un po' faticoso, cioè dove è difficile. Poi è vero che c'è qualcuno, anzi non lo diciamo, questo lo spoileriamo il film, però qualcuno di loro forse rimarrà lì. Però detto questo, non è che io ho voluto raccontare l'Armenia e il luogo altro per pensare che lì si possono vedere i sogni e qui no. Anzi, io sono convinto che i nostri personaggi che torneranno in Italia potrebbero fare una proposta, dire giriamo i sogni qua di tutti. E visto che abbiamo visto tanti sogni,
in questo film messi in scena? C'è un sogno che vi piacerebbe mettere in scena a voi? Ma Simone ce l'ha. Questo ce lo dobbiamo preparare perché io non me l'avevo preparata tanto questa, ma diciamo che visto che parliamo di fondali e sogni, guarda che ti dico, quello è il mio fondale, lui è il mio sogno, eccoci qua, l'ho fatto io. E tu adesso dovrai fare di meglio. Io no, non posso fare di meglio, è fare il secondo, fare il prossimo. Che è un grande sogno. Che è un grande sogno. Grazie mille. Partecipare al prossimo film di Simone Spada con Giuseppe Battistone. Fatto. Fatta. Un direttore della fotografia squattrinato ed una donna molto algida e autoritaria. Quindi due mondi totalmente opposti che però entrano in collisione. Quindi come avete fatto per lavorare bene insieme e dare forma a questi personaggi e al loro, cioè, al loro rapporto? Sono 6, 7, 8 mondi diversi che lavorano tutti assieme, non è solo il personaggio mio di Barbara che poi si incrociano, si incontrano, si scontrano in un momento del film a doversi unire. Questo è un gruppo estremamente eterogeneo che viene catapultato in una realtà bizzarra che deve trovare un modo per amalgamarsi. E il cinema fa da collante, il sogno e la magia del cinema sarà il minimo comune denominatore che avvolgerà tutti questi mondi, come li definisci tu, diversi. E quindi com'è stato però lavorare anche comunque sul loro rapporto? Comunque ci sono tanti mondi, però sono due personaggi che interagiscono molto di più tra loro che poi... Ma forse si attraggono perché sono abbastanza opposti. Io sono una donna d'affari, comunque una che si dà da fare, anche un po' sleale all'inizio. Invece lui è uno molto passivo, quindi una donna molto attiva, un uomo molto passivo, un po' come due calamite, no? A livello tecnico la cosa interessante è che nelle nostre scene abbiamo modo di raccontare i nostri personaggi al di là, diciamo, le cosiddette backstory. I nostri 2 o 3 confronti ci permettono di raccontare allo spettatore in modo un po' più preciso chi siamo, da dove veniamo, qual è stato il nostro passato. Quindi è diventata anche poi, almeno per quanto mi riguarda, la parte più interessante del lavoro, perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare su delle scene un po' più intense, un po' più complicate. E poi sicuramente anche la situazione, insomma, in cui ci troviamo e si ritrovano Sergio e Valeria, abbastanza una situazione di difficoltà estrema in cui ovviamente tutti e due devono ad un certo punto un po' perdere questa sua maschera, no? Quindi un uomo passivo, una donna autoritaria, molto distanti, ma in fin dei conti partono tutti, diciamo, dal basso per poi avere una grande evoluzione nell'aiutare gli altri. Quindi come avete vissuto questo giungere a realizzare i sogni degli altri e cosa vi ha lasciato poi alla fine del film? Nella storia o nella realtà? Nella nostra realtà, esperienza. Il fatto che questa evoluzione comunque è molto bella e alla fine viene esplicata attraverso l'aiuto degli altri, penso che sia un messaggio molto bello. Si parte, come dici tu, da una crisi personale dei personaggi, ma crisi vuol dire opportunità, vuol dire l'idea di poter cambiare quello che non ti va bene. Quindi citando il colossale Tolstoi, come dice il nostro sottotitolo, se vuoi essere felice, comincia. E questa storia, questa avventura è l'inizio, quindi il cominciare ad essere felice per ognuno dei nostri personaggi. Sì, però facendo un passo avanti tutti insieme, insomma condividendo una cosa, insomma realizzando un progetto, condividendolo, e quindi questa unione anche, come si dice, no? La forza sta nell'unione, e quindi tutti insieme nel realizzare un unico sogno riescono a realizzare anche il proprio sogno. E com'è stato vedere e mettere in scena i sogni degli altri? Cioè, com'è stato veramente questo mondo di fantasia che noi spettatori, poi mentre vediamo il film, vediamo in lavorazione? E se c'è un sogno che vi piacerebbe anche a voi mettere in scena, che avete da quando siete piccoli, anche più recente? È la parte romantica del film, l'idea di
realizzare i sogni degli altri attraverso uno strumento che è la nostra vita, perché questo facciamo, film nel film, noi maestranze che aiutiamo attraverso il cinema le persone a realizzare il loro sogno. E anche in lettura, quando ho letto la storia, la cosa che mi ha affascinato di più, utilizzare questo strumento come macchina dei sogni, è la definizione stessa di, se vuoi, di cinema. Quindi l'ho trovato estremamente romantico, almeno quanto è romantico la mia fascinazione per i supereroi. Quindi se devo pensare a un sogno da realizzare, vorrei avere un superpotere qualsiasi. Scegliere tanto l'universo DC o Marvel, ha sempre bisogno di nuovi supereroi. Esatto. Magari se tu puoi farglielo sapere, io assolutamente invio l'intervista. Qualche sogno che le piacerebbe mettere in scena? Ah, beh, sono tantissimi i sogni, però non lo so. Per esempio, io quando ero piccola seguivo questa serie da noi, che c'era questa serie su una principessa che aveva un anello che appena lo girava poteva esprimere il desiderio e quello si avverava. Allora il mio sogno sarebbe avere questo anello, cambiare un sacco di cose nel mondo. Grazie mille. Grazie a te. Il film è Ci siete voi, ma è stato composto anche da tante persone, da tante comparse che hanno messo in scena i loro sogni, e voi avete anche assistito a questa messa in scena. Quindi com'è stato far parte di questo progetto che prendeva le fantasie e le rendeva alla fine cinema, e cosa vi ha lasciato? Abbastanza automatico, nel senso che il cinema è per definizione sogno, e quindi leggere una sceneggiatura che parla dell'essenza del nostro mestiere è già di per sé gratificante, no? È già di per sé un motivo di grande curiosità. E poi leggi una sceneggiatura dove i personaggi non puoi non amarli, non puoi non volergli bene. La curiosità di andare a girare in un paese, come dice giustamente Silvia spesso, quando mai ci saremmo andati a fare un viaggio in Armenia? Abbiamo messo una bandierina che non avremmo potuto mettere. E quindi mossi da un'enorme curiosità, soprattutto, che credo sia una di quelle, come dire, di quelle facoltà che non dobbiamo perdere. Se smettiamo di essere curiosi, soprattutto degli altri, rischiamo di rinchiuderci in una bolla di sapone che purtroppo neanche potrà scoppiare. Credo che questo film parli anche di apertura, parli di curiosità verso gli altri, verso quelli che non conosciamo. Sì, ci fa molto piacere quando voi che avete visto il film ci parlate non solo dei nostri personaggi, ma soprattutto delle facce, delle altre facce, delle altre persone, perché è un messaggio bello anche che questo film vuole portare, no? Attraverso quello che noi raccontiamo, raccontare un altro popolo come nessuno se l'aspetta, appunto come noi nessun altro sarebbe mai andato probabilmente a fare un viaggio in Armenia. Invece è importante conoscere anche delle altre realtà, è una cosa che è servita a noi ad aprirci gli occhi, a voler bene alle persone, e speriamo che questo messaggio passi effettivamente anche a chi vedrà il film. Ma per me la cosa, credo una delle cose più belle, se non la più bella, è stata far sognare, anche se per pochissimi giorni, le persone di quel posto, cioè portarle una cosa diversa che non hanno mai visto, mai saputo, una cosa che è stata una scoperta per loro, e vedere la loro felicità, che è genuina, che non ne vedi più di quella felicità in giro, è stato emozionante. È stato molto bello. E quindi vi sentivate anche voi, mentre giravate il film, comunque in un film, perché vi trovavate isolati in un posto sperduto, e questo che impatto ha avuto poi su tutto il cast, tra di voi e nella formazione dei vostri personaggi? Ma non solo il cast, guarda, questa è una cosa che ha preso anche molto la troupe. Comunque sì, sì. Noi eravamo una sessantina di persone in tutto, forse anche qualcosina meno, di meno, forse un po' meno, tra cui una decina tra attori, regia, cose così. E poi c'erano 40 tecnici che
quelli lavorano anche meno, forse pure meno, una 35ina di tecnici che lavorano dappertutto e più o meno fai la pubblicità, fai un film, fai una fiction, il lavoro è tecnico, è quello là. E diciamo che le truppe sono anche piuttosto abituate bene, noi di solito andiamo in posti belli o comunque siamo ben trattati, se lavoriamo a Roma la sera siamo a casa, insomma, no? Comodi, eh? Ok, un lavoro comodo il nostro, faticoso ma comodo. E lì non era così. E si è creata una partecipazione da parte di tutti, stavamo su una stessa barca a fare un film che in un certo senso parlava anche di noi. E si è creato veramente un lavoro di squadra, ma bello, molto, molto duro, molto faticoso anche. Abbiamo lavorato in condizioni climatiche terribili, da meno 20 in poi, con pochissimi mezzi, ma non perché non ci fossero i mezzi messi a disposizione, perché stavamo in un posto dove i mezzi non c'erano, quindi non è che si potevano inventare. Voglio dire. Quindi quello era il modo di lavorare ed è subentrato un po' in tutti noi un forte istinto di stiamo qua, rimbocchiamo le maniche e lavoriamo, che è stato veramente forte, una sensazione di appartenenza che a me mancava da un po'. Era un film che poteva pure non andare tutto bene, perché veramente cioè, ogni mattina ci svegliavamo e dice chissà se torno dall'albergo dove giriamo all'albergo dove dormiamo. Siamo rimasti bloccati in mezzo. Ti ricordi? Tu eri rimasto bloccato. Sì, io sono rimasto bloccato a un certo punto, prima del turno, in una situazione, c'ho i video, difficile. Però poi si arriva, si gira, si fa e abbiamo tirato fuori un film bello, divertente, poetico, delicato e che riesce pure a parlare un po' all'anima della gente. Bravo Simone Scala. Così, per chiudere, ultima domanda veloce. Se doveste mettere voi un vostro sogno in scena, quale vorreste mettere in scena? Ma un mio sogno... Domanda veloce? No, Dio, ma un sogno nel cassetto, no, un sogno... Io quando sogno sempre dei cani. Non so se adesso questa è una cosa marzulliana, non mi ha chiesto il sogno, vero? No, no. Però non sapevo che, come partire col volo pindarico rispetto al sogno. Io sogno... Alla Dogman. Vedi? Risolto. Sarei spacciato se avessi ancora dei sogni da realizzare. Ma il mio sogno più grande è poter continuare a fare questo lavoro fino alla fine dei miei giorni. Questa è una risposta assennata, risposta ad effettone, risposta dei cani. Grazie mille. Cani. Grazie. Wow, wow, wow. Manco i cani.